Beh, ma anche gli attacchi normali, un po' di piano. Quindi avrà un nemico che è debole una cosa. E uno che è debole un'altra. Tempo fa, non sono stato io. Però dai. Le devo dire che le doppie lame sono devastanti. Molto meglio che menare con l'ash. Io di solito ero abituato a menare con questi, però. Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte su giganti e Loki? Beh, lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta. Sporgiamo. Per farlo trovare. Lì c'è un forziere, andiamo. Dire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr è il principale alleato dei giganti, quindi. Basta. Le lame. Andiamo, dai. Su, su, andiamo, andiamo, andiamo. Là c'è un altro forzierino. O scendiamo di qua. Forzierino, dai. Chi non lo farebbe? Forzierino. Questi sono gli insetti che ti piacciono tanto. Questa accetta mi pesa, su. Allora, cerchiamo di capire qualcosa qua. Qui. Scivolata, volevo andarci così. Prima i bambini. È più sicuro. Sì. Così a me mi piaceva menare. Botte. Belle botte. Dov'è? Chi c'è? Ah, un altro bambino. Vedi, così fa subito lo stordimento. Allora gli puoi fare subito l'esecuzione. Bel colpo, fratello. Bella e sanguinaria l'esecuzione. Vabbè. Inutile accanirsi contro i barili. Dai ragazzino, dai, muoviti su. Cos'è questo? L'altra volta quel pilastro non c'era. Ah, puoi tirare giù le cose. Ah sì, boh. Vediamo. Con le queste forse. Sì. Via. Cambiamo un po' l'atmosfera. Via questa, ma quando è tornata? Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti. Ma chi l'ha chiamata? Per cui se lo troviamo sarà dalla nostra. Funzioni le... Se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere. È lui. Ah, nell'esecuzione cioè ricompare dal nulla. Dobbiamo trovarlo. Capito, capito. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sei, Atreus. Che gli dà un pugno alla roccia quando si aggrappa. Che è incazzato. Allo sposti tipo ponti di qua che si sì, che è in bella strada. Questa è figo. Comunque dai, graficamente merita. Anche l'altro era molto bello, però per mirare. Ah, quindi lanci lascia. Sì, però non miri, li lanci. Non capisco che ci devo fare. Ah, adesso forse posso. Vabbè. Ah, ok. Non avevo capito, c'era il peso che lo teneva. Adesso probabilmente lo possiamo usare. Beh, un ottimo lavoro. Ah sì, dai. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus. Sì, va. Dice che ha delle prove. Bello, siamo molto carino. Tipo Mirabilandia, una cosa così. Via questo. Quanti morti. Meglio proseguire. Fermi ripetutamente per caricarle. Ah vabbè, ok, anche con l'accetta lo possiamo fare. Padre, usa le uso, le uso. Altri banditi, a sinistra! Dietro di te, in arrivo! Pezzi di merda, sono belle perché sono tutte ad aria, capito? Oh, che fa, andate giù? Non c'è niente giù, Dietro di te! Oh, arrivano, Bastardi, Comunque qua mi conviene rimanerci perché... Via, via, un altro, via. Via, due, vai. Ti ho inviato. Oh, gran botte.
Va bene, dai, ok. Queste sono corte, non vanno. Va bene, dai, direi che sono rimaste solo queste stronzine. Potrei usare quello forse, il pilastro. Nella schiena. Finiscila, ragazzo, finiscila. Ah sì, potevamo fare la mossa. Quella che avevi fatto tu, la mossa. Va bene, dai, non ci è servita neanche la rabbia di Sparta. Andata bene, va. Ce la siamo tenuta così si possa aprire più avanti. Dove dobbiamo andare? Di qua? Il ragazzino è qua. Ah, dobbiamo bruciare qui sicuramente. Lanciamo, come dicevo lui. Sì, è quello che gli facevo io ai nemici per togliergli il ghiaccio prima. Adoro come il film Bullwinter abbia esaurito. Dillo tu stavolta, film Bumbi. Ma continui. Dillo bene, dillo bene. Film Bumbi. Che tempismo. Grande, questa mossa mi fa, mi piace tantissimo. È finito, rimane. Sì, e poi brucia. Ma dai. Dai, finisci il ragazzo. Il ragazzo è visto, gli faccio fare esp così tale di livello. Allora, per leggere la fede. Sì, leggiamo, dai. Tanto non siamo noi a leggere. Uccidere. Siamo noi uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chi sei? Siamo noi. Saliamo. Ci sono. Beh, sono i banditi che ce l'hanno con qualcuno. Oh. Non si capisce. È diventato piuttosto bravo. Infatti nell'uno, quando tu ti arrampichi, lui si appiglia a te. Ah, perché era un cane. È un bambino, Un'altra scena magica. Vai. Secondo me devo premere R2 col tempismo, tipo, e gli dà la scoccherata di fuoco. Ah, dici che se lo premo al momento giusto fa più male, forse. Boh, forse ne sbaglio. No? Può darsi, può dirsi. Quindi facciamo. Oh, cioè, cos'è? Stargate, che roba? Andiamo. Com'è il film? Winter. Ah, sapevo che bello. Stavo per dire, ci sono troppi cosi della vita qua intorno per esserci solo due nemici. Stavo per dirlo. Mi nota un centauro, la cacciatrice, grande. La schiccherata, vieni qua. Va bene, questo non c'è. Quante ce n'è? No, quante ce n'è? Ti dice solo lei? Ok. Cazzo, va. Ma che va, che sbuffa con i cavalli. Vieni qua. Le corna brillano, saranno punti deboli. Sì, è un punto debole. Va bene. Vediamo di come le corna. Non lo voglio fare, vale. Voglio colpire lei e basta. Esplodono quindi quelli, ho capito. Va bene, dai, usiamo questa allora. Colpita. Adesso allora posso menare. No. Volevo le mani. Come si mena con le mani? Che è diventato così complicato menare. Non giù, non giù, premi giù per mettere le mani. Ah, dai, attenzione, non me l'aspettavo. Hai lo scudo anche con le doppie cose? Lo scudo è andato, continua a muovere i piedi. Lo scudo è andato, che significa? Vabbè, spara, bastarda. Dietro di te! Oh, senza guardare, bello zegno. Ma chi sono? Te lo do io il film Bullwinter. Io, panino, il film Bullwinter. Ho attaccato due volte davanti, non me l'aspettavo. Stronza. Oh, in faccia così. Dammi la vita.
Ah, stronza. Ah, e ora di cavalcare questo caprino pezzo di merda. Oh. Stronza. Beh, ne ho abbastanza.